TG News Puglia, ogni ora sulle cronache TV. Ben ritrovati con questa nuova edizione del TG Flash Puglia, in redazione Mimmo Moramarco. A Polignano a Mare, petizione SOS depuratore. Chiedono l'installazione di una centralina di monitoraggio dell'aria vicino al depuratore. I 435 cittadini di Polignano che hanno firmato la petizione promossa dal comitato SOS depuratore. La consulta non si è pronunciata sulla costituzionalità dell'immunità penale concessa all'ArcelorMittal per le condotte di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, ma ha rinviato gli atti al giudice di Taranto, che l'aveva investita, perché valuti se, visto che la legge è cambiata, ci siano ancora i presupposti per porre la questione di costituzionalità. La Regione Puglia presenta Agri Levante 2019, una fiera fortemente attrattiva per gli operatori del settore. Agri Levante è una kermesse, ha detto il Presidente della Regione Puglia, attrattiva per gli espositori e gli operatori del settore. Agri Levante, la segna biennale internazionale dedicata alle macchine e alle tecnologie per l'agricoltura, si terrà a Bari nella Fiera del Levante fino a domenica 13 ottobre ed è organizzata con la Federazione dei Consumatori di Macchine Agricole in collaborazione con la FDL e con la Regione Puglia. Venerdì 11 ottobre, al Teatro Fusco di Taranto, la Regione Puglia, in collaborazione con le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, organizzano la seconda edizione del Memorial Totò Negro, la musica cura la malattia e l'anima, uno spettacolo di beneficenza in ricordo dell'assessore regionale welfare prematuramente scomparso. Sul palco ci saranno le band degli operatori della sanità pugliese, saranno ospiti musicali i Terra Ross, presenta Antonio Stornaiolo, sarà presente il Presidente della Regione Puglia, gli incassi della serata contribuiranno all'acquisto di pianoforti per i presidi ospedalieri pugliesi. Ed è tutto per questo aggiornamento del TG Flash Puglia, appuntamento al prossimo.